Shit. Salve a tutti, questo è Philip, il protagonista di Space Funeral. Blood, blood, blood. Queste sono le prime parole che il giocatore legge quando apre Space Funeral, gioco pubblicato il 17 settembre 2010 da The Catamites e prodotto in RPG Maker 2003. Engine madre di giochi come Yumenikki, del 26 giugno 2004 da Kikiyama, ed Off, 5 giugno 2008 Unproductive Funtime. La descrizione del gioco su Game Jolt recita: Philip e Leghorse partono per una strana e mortale missione per trovare la leggendaria City of Forms, città delle forme, da cui derivano tutte le cose del mondo. Durante i loro viaggi dovranno superare fantasmi, criminali, ipnosi, leoni, Dracula o Draculi, buste con criptiche lettere, edonisti muscolari, cavalieri di paludi, misteriose caverne, ghoul di sangue, mostri grotteschi, Purple Drang e altro, per scoprire il segreto di Space Funeral. Un gioco RPG Maker 2003 di breve durata con grafica originale, una colonna sonora di un'elettronica vintage cicolante e oscuro noise rock giapponese. E tanto sangue. The Catamites è un autore di videogiochi in perenne antitesi con quello che noi pubblico percepiamo come il prototipo del videogioco. Infatti i suoi lavori spesso si pongono come più come un racconto, l'utilizzo del medium del videogioco per raccontare una storia, spesso surreale. Si trova anche un certo tratto infantile nei suoi lavori. Per esempio si vede tramite l'uso dei pennarelli o l'uso dei pastelli ed animazioni crude, alto sperimentalismo e tematiche e anche estetica, modo di raccontare e modo di esprimersi fa assomigliare i suoi lavori al genere dei film di Monty Python, in cui lo spettatore è in perenne bilico fra il credere nel film perché è quello a cui siamo abituati e il sentirsi costantemente nel ruolo di spettatore, come se fosse a teatro, un ruolo attivo in cui c'è dinamica di interazione fra pubblico e lavoro, ed anche pubblico e personaggi. E così Space Funeral, noi già dal momento in cui arriviamo al menu principale, cambia le nostre aspettative modificando le tre opzioni di default del menu, che sono nuova partita, continua ed esci, con una singola opzione ripetuta tre volte che è blood, blood, blood. Io l'ho interpretato non solo come un rafforzamento della tematica del sangue che caratterizza Space Funeral, ma anche come critica o pseudocritica alla autoreferenzialità dei videogiochi. Si ritrovano sempre a scivolare negli stessi canoni. Philip è il nome del nostro protagonista. Un ragazzo, uomo, dall'età ignota e vaghe caratteristiche fisiche, descritto solo come pelato, grasso e triste. Iniziamo senza introduzione, smarriti, in quella che si presuppone essere la sua casa, insieme a due macabri individui, l'ancor più macabro sarcofago contenente il cadavere del nostro stesso personaggio, e qualche elemento di decorazione. Interagendo con questi elementi scopriamo che la bara scoperta risanerà i nostri punti vita. Rispondendo positivamente alla domanda "Take a rest" o "Riposati", Philip sarà guarito. Anche se il messaggio che segue, "You feel better, but not much", ti senti meglio ma non troppo, sembra pessimisticamente dubitare questa dinamica. E i due NPC sono la madre ed il padre di Philip. "Your mother and I think you should leave. Tua madre ed io pensiamo tu te ne debba andare", dice il padre. Questo costituisce il nostro primo obiettivo, andare via di casa. Dobbiamo andarcene, non siamo ben voluti in questa claustrofobica abitazione. La madre fa da eco a questo sentimento di distacco riferendo al figliolo solo l'infantile rimando di una dieta equilibrata. "Eat your greens", mangia le tue verdure. Questa premessa è comica con una tinta drammatica. Almeno nella cassa troviamo qualche moneta per il viaggio, i nostri risparmi di una vita, 23 rubles. Nel momento in cui noi partiamo a giocare, siamo catapultati in questo mondo
distorto che il creatore del mondo stesso di Space Funeral ha lasciato in uno stato di innaturalità e bruttezza. Varcando la porta dell'abitazione, entriamo nel vero mondo di Space Funeral. Sangue, cadaveri, creature strane e deformi, da dialoghi surreali. Il testo in sé è marchiato da quella tipologia di dialogo tipica dei vecchi giochi RPG, con parole importanti o chiave scritte in maiuscolo, anche se spesso è solo un gioco di enfasi che confonde chi approccia il messaggio come sistematica esecuzione di regole di gioco. Notiamo anche l'influenza del gioco Monster Party, che il creatore stesso, The Catamites, ha riferito essere stata fonte di ispirazione per Space Funeral. Sia per i dialoghi apparentemente senza senso, sia per il surrealismo generale e il tema di sangue e cadaveri e mostri orribili, ma comunque comici. Dopo aver esplorato Scambullage, ci viene definito un nuovo passo, andare ad incontrare il mago del villaggio. Sarà lui a definirci cosa dobbiamo fare. «È troppo tardi per te», dice a Philip. Si dice esista una città perfetta, una fabbricazione divina da cui tutto il mondo deriva. E questa città è stata corrotta. Questo ha distrutto l'equilibrio del mondo, della vita, sconvolto la realtà che tutti i personaggi e tutte le cose di questo mondo vivevano. Da qui si apre la nostra avventura per salvare il mondo. Philip affronterà stravaganti nemici ed incontrerà atipici personaggi, fra cui il fedele compagno Leghorse, un cavallo formato da gambe mozzate montate ed incastrate l'una con l'altra in un nodo sanguinoso. La personalità di Leghorse è inoltre opposta a quella di Philip. Mentre Philip sarà spesso passivo agli eventi della storia, Leghorse sarà la forza che trasporta i due eroi verso l'obiettivo. Nell'esplorare troviamo anche alcune creature aggressive che, se entrano in contatto con Philip, aprono una schermata di battaglia. Lo scopo è eliminare il nemico come in tutti i giochi RPG e non essere sconfitti. Nel caso in cui Philip venga sconfitto, lo status che tipicamente è riferito come KO qui è definito dead, morto. Inoltre è qui che il dialogo, linfa vitale della storia di Space Funeral, diventa una meccanica di gioco. Attraverso il comando Mystery, mistero, usabile una volta per battaglia, Philip sfrutterà il potere dell'influenza sulla storia tramite elementi esterni o interni al parco in cui si sta svolgendo il combattimento. Come se un dungeon master ubriaco tirasse le fila del gioco. Quando qualcuno gioca Space Funeral mi sento sempre premuto a consigliare l'uso frequente del comando mistero. Non solo gli eventi che accadono fanno spesso sorridere, per comicità o surrealismo, ma aggiungono un tocco personale e particolare che movimenta ogni battaglia, oltre a mostrare facce di personalità ed atteggiamenti che sarebbero altrimenti sconosciute al giocatore, sia per quanto riguarda Philip che per quanto riguarda i mostri. Per esempio, c'è un evento in cui Philip sta combattendo contro un granchio teschio ed una spooky arm, ed il protagonista si vomita addosso, suscitando disgusto nella spooky arm che se ne va. When the low, heavy sky weighs like a lid on the spirit, aching for the light. And when, embracing the horizon, it pours on us a black day which is sadder than any night. When the earth... Sappiamo di dover andare dal mago Groom, nella caverna del sangue. È proprio nella Blood Cavern che l'atmosfera cambia completamente. La canzone che accompagna questo luogo tetro è Spleen di Ruth White. E questa canzone è l'interpretazione musicale di Ruth White del poema Spleen di Baudelaire, appartenente alle poesie di Le Fleur de Mal. La musica di Space Funeral non è originale, e questo è anche punto di forza di Space Funeral.
possiamo trovare lavori della BBC, Radiophonic Workshop è un dipartimento degli effetti sonori della BBC, nata nel 1958, famosi per i loro contributi per Doctor Who, ma anche, e qui dovete scusarmi per la pronuncia, la musica di Scum Village è... Scum Village, la musica di Scum Village è White Waking di Les Ralises de Nerds, un collettivo nato negli anni 70 per volere di Mizutani Takash. Nella descrizione rimando ad un articolo trovato per parlare di questa band, è molto interessante. Dopo la caverna di sangue i protagonisti arrivano alla città di Malis. Qui si tira un sospiro di sollievo mentre l'atmosfera tetra del sangue è sostituita da una più comica, ricca di gag come il fatto che i criminali, nemici comuni di questa città, su cui hanno preso dominio, hanno nomi formati da tre parole legate alla loro professione o personalità. Sono inoltre altamente superstiziosi e quindi deboli alle Bibbie. Qui in Malis ci sono molte cose da fare. Visitare la fattoria di bistecche ed adottare la tua preferita. Visitare una piramide ricca di utili tesori. Proseguire la trama affrontando Rip the Blood, il capo dei criminali, o anche incontrare il tuo gemello, clone o look-alike, silenzioso ed inspiegato. E diventare un pesce. Il gioco è breve ma ricco di sorprese, per cui desidero fermarmi qui con il raccontare la trama, sperando di farvi assaporare le sorprese senza spoiler. Inoltre, in caso siate interessati ad una versione italiana di Space Funeral, sto lavorando alla traduzione di Space Funeral in italiano. Uscirà a breve e quando sarà finita lascerò il link in descrizione. Concludo facendo due punti. Ci sono molti fan games di Space Funeral, giochi fatti da fan. I più famosi sono Space Funeral 2, che è un brevissimo gioco, pseudo gioco, che è stato fatto per attirare l'attenzione di The Catamites per ottenerne un'intervista. E poi Space Funeral 3 The Legend of Earthbird, che è ritenuto il migliore fan game di Space Funeral fino ad oggi. E poi anche il mio, che è Space Funeral of Rubies and Gold, che tratta di due personaggi originali nel mondo di Space Funeral in una sorta di pre-sequel dell'originale. Inoltre lascio nella descrizione molti link riferiti a The Catamites, così che se siete interessati potete andarli a guardare. Piccola parentesi, io avrei desiderio di continuare una serie del genere in cui parlo di giochi forse più sconosciuti, ma avrei anche desiderio di espandere i miei orizzonti parlando non solo di giochi del mondo anglosassone, ma anche di giochi fatti qui, in Italia. Per esempio, faccio un piccolo shoutout a My Madness Works, che seguo da 7-8 anni. E niente, spero di continuare, e grazie mille per aver visto questo video, e... da me è tutto, buona giornata!